Intanto ci dicessi un po' da dove nasce la tua passione per la fotografia. Dunque, ho cominciato subito dopo la scuola media, durante il primo anno di liceo. Mi sono trovato con una macchina fotografica che mi è stata regalata e ho cominciato a fotografare con l'analogico. Con il passare delle settimane mi sono molto appassionato alla macchina fotografica, però non mi sono fermato lì, sono andato avanti e ho cominciato ad acquistare anche un granditore, bacinelle, ho incominciato a sviluppare da solo le pellicole e a stampare. E l'analogico l'ho portato, diciamo, fino ai primi anni dell'università, diciamo per 5-6 anni, dopodiché o per motivi, non so, personali così, ho abbandonato la fotografia analogica e mi sono dedicato a tutt'altro. Infatti io mi occupo, oltre che di fotografia, anche di qualsiasi altra forma artistica. Ho cominciato a dipingere, faccio sculture, mi occupo anche di installazioni e soprattutto lavoro con una compagnia teatrale di Taormina e mi occupo di allestimenti scenografici. In pratica ho abbandonato la fotografia per una ventina di anni, mi sono ritrovato con la fotografia al momento della nascita della macchina digitale. Avere trovato la macchina digitale fra le mani è stato per me come una specie di folgorazione, in quanto la fotografia digitale ti permette di poter fare un numero infinito di scatti fotografici. E mi sono cominciato a interessare di street photography. La street photography nasce con Henri Cartier-Bresson, un fotografo francese, il quale è molto famoso per il suo decisivo momento. Lui si metteva fermo, stava ore e ore sotto la pioggia, al freddo, per cercare di catturare quel momento. Io al contrario, all'opposto, non ho avuto e non ho neanche ora la pazienza di Henri Cartier-Bresson. E quindi non faccio altro che scattare e mi ritrovo con un lavoro immenso davanti al monitor del computer. Come ben sapete, la fotografia digitale necessita di un programma, un software, e questo software io lo utilizzo, il più famoso è Photoshop, e io lo utilizzo come camera chiara, cioè sono passato dalla camera oscura alla camera chiara. E la camera chiara mi permette, con tutte queste immagini io passo ore e ore, cioè io vado fotografo con l'istinto senza capire quello che fotografo. Certamente mi piace soprattutto fotografare la gente quando fa acquisti, quando va in giro, aspetta un treno, attende un autobus, eccetera eccetera. Paradossalmente si dice che il lavoro di Photoshop sia molto semplice. In realtà non è così. Photoshop è un lavoro molto, molto, molto più lungo rispetto alla camera oscura. La camera oscura tu avevi un diaframma, avevi un tempo, scattavi, sviluppavi il negativo e sotto l'ingranditore praticamente con le mani cercavo un pochettino di camuffare, di fare delle zone sfocate, meno sfocate e cose via dicendo. Photoshop ha un... la fotografia digitale ha sì un file in negativo. Questo file in negativo viene prima sviluppato in camera RAW e dopodiché viene portato su Photoshop. Quindi il lavoro su Photoshop è molto più lungo perché si lavora con i livelli. Photoshop, per ottenere una fotografia di questo genere, in bianco e nero, io utilizzo dai 6 ai 7 livelli. E una fotografia di quel genere mi porta a me via il tempo un quarto d'ora, 20 minuti ciascuno. E utilizzo anche dei filtri fotografici. Io sono se posso dirlo, questa specie di, diciamo, guerra fra canonisti e nikonisti. Io ho optato per la Nikon, perché la Nikon dal punto di vista dell'attrezzatura fotografica era molto, molto più ampia rispetto alla Canon. La Canon ha dei costi molto elevati, la Nikon ha dei costi abbordabili, e mi permette di comprare degli obiettivi diversi.
non utilizzo Zoom perché lo Zoom non mi va di trovarmi a distanza dal soggetto, preferisco usare un 35 mm, massimo un 50 mm, perché voglio fare in modo tale di trovarmi sempre davanti al soggetto. Che dire più? Stringo, vado a chiudere, dico solamente che la fotografia, come ha detto un famoso fotografo, street photographer italiano, si chiama Mario Giacomelli, che la fotografia è la cosa più semplice a condizione di sapere cosa vuoi dire alle persone. Tutto qua. Roberto, tu usi il bianco e nero. Io uso il bianco e nero. C'è una ragione. Ho cominciato con il bianco e nero. Sviluppavo già un bianco e nero e ho preferito, diciamo, nostalgicamente riportarmi indietro alla fotografia analogica quando stampavo in bianco e nero e mi esprimo in bianco e nero. Ma perché questo significa anche una lettura, se vuoi, filosofica della vita in bianco e nero, la vita è bianco e nero. Diciamo il bianco e nero, il bianco e nero, nostalgico. Anche perché siamo in un mondo in cui tutto va a colore. Il bianco e nero per me dà una espressività molto particolare, diversa rispetto al colore. Il colore, non lo so, è una cosa mia personale, il bianco e nero. Nel frattempo, se volete fare qualche domanda a Roberto, io ne approfitto per riscaldarlo. Girando per la mostra si vedono anche momenti sportivi. Sì. Ci sono alcune cose di corsa, di maratona. Mio figlio, che ha 12 anni, gioca a basket, però i ragazzi qua, oltre al basket, con le scuole, hanno diverse manifestazioni a cui partecipano. Quella foto là che ritrae le due ragazze all'arrivo è una corsa campestre che si è svolta circa 3 mesi fa a Nizza di Sicilia. E io con la mia macchina fotografica mi sono appostato all'arrivo perché mi è piaciuto molto, anzi mi piaceva molto riprendere il volto di tutti questi bambini. Diciamo, il bambino è... Apro una parentesi, chiudo una parentesi, che fotografare i bambini in Italia è molto, molto pericoloso. In pratica c'è anche quel bambino là in fondo che sta mangiando la cultura, che si tratta di un evento a Forza d'Agro, che si festeggia il lunedì di Pasqua. In pratica la comunità di Forza d'Agro organizza la festa dell'alloro. Le varie congregazioni religiose costruiscono uno stendardo con le foglie d'alloro e fanno un concorso. Il giorno della festa, all'uscita dalla chiesa madre, distribuiscono le cotture e dei rami d'alloro, i rami d'alloro che sono un simbolo sacro. Io rischio, ho paura che qualcuno, quasi papà del bambino che va qua, mi possa dire qualcosa. E come ho paura anche che questo bambino mi possa dire qualcosa. Infatti, come vedete, circa 3/4 mi hanno anche fatto notare che i miei soggetti sono tutti fotografati di spalle. Se quando uno va a fotografare, soprattutto se le foto se le deve tenere per conto suo come archivio, è un discorso. Però se le deve esporre dovrebbe richiedere una, diciamo, dichiarazione di possibilità di esporre. Questo succede in Italia, perché io so benissimo che negli altri paesi europei, soprattutto negli Stati Uniti d'America, problemi sulla street photography non ce ne sono. Uno dei grandi street photography americani che io vedo tranquillamente su internet mostra volte e volte di continuo, bianchi, neri, insomma, di tutte le nazionalità. Tu prima ci hai detto che Bresson è un tuo punto di riferimento. Il mio punto, Altri fotografi che per te sono punti di riferimento? Sono delle fotografie, ma a me piacciono molto le rappresentazioni sacre siciliane. Quando la possibilità vado,